Bassano del Grappa, cantieri giovani, 10 anni, sabato una festa per ricordare un po' le grandi iniziative. Ma qui abbiamo due giovani volontari che tra l'altro è da qualche anno già che stanno prestando il loro servizio, come voi dite. Allora, innanzitutto i vostri nomi? Alberto. Alberto e? Andrea. Ed Andrea. Allora, partiamo da Alberto. Alberto, la tua esperienza qui a Cantieri Giovani? Allora, io sono volontario qui da circa 4 anni e devo dire che per me è stata una grande crescita personale, in quanto qui è una scuola, un'università, diciamo, sui rapporti sociali, perché si impara a rapportarsi con un sacco di tipi di persone, si impara ad eliminare determinati pregiudizi magari che si possono avere su alcuni ragazzi e si cresce molto e soprattutto si impara ad aiutare le persone e a provare un beneficio nel fare questo. Quindi insomma si cresce dando però qualcosa. Esatto, perché sennò non si può ricevere nulla. Bene, e ricevendo, come hai ovviamente detto. E invece per quanto riguarda te, la tua esperienza? Sì, io faccio volontariato qui da 5 anni e anche assieme a Alberto concordo con, appunto col fatto che si possa crescere e non solo dare appunto ma anche ricevere, e in quanto venendo qui ho installato un sacco di amicizie, di rapporti interpersonali e soprattutto è una cosa che ti permette di provare anche esperienze anche di formazione che normalmente non, magari non faresti se non fossi coinvolto in questo tipo di gruppi comunque. Ho capito. Senti, ecco, tu di cosa ti occupi esattamente? Qui a Cantieri Giovani sono un volontario del 118 Compiti, assieme a Alberto, e quindi aiutiamo i ragazzi delle medie e dei primi 3 anni delle superiori a fare i compiti per casa. Quindi quanta soddisfazione c'è? Da 1 a 100, ditemelo. Più di 100. Sicuramente sopra i 100. Sopra i 100, certo. Dai. Se no non saremmo qui da tutto questo tempo, sì. È normale. Bene, un vostro modo per augurare il buon Natale a tutti i giovani che sicuramente passano per Cantieri Giovani di Bassano, quale potrebbe essere? Madonna, ci vedo un attimo alla sprovvista, però possiamo dire passate, divertitevi e come diceva Steve Jobs, siate affamati e siate folli. Sì. E tornate qui a Cantieri. Ovviamente. E buon Natale. E buon Natale.